Ogni regione che abbiamo attraversato ha un suo significato e una sua ciclabilità. Il Piemonte l'abbiamo trovato molto ciclabile, sia per facilità di percorrenza nelle aree pianeggianti, dove comunque ci sono luoghi di interesse, c'è cultura, non c'è soltanto industria, sia per tutti i percorsi di mezza collina, Langhe, Monferrato, sia anche i percorsi montani. I percorsi montani non li abbiamo affrontati alcuni salendo, ma prevalentemente scendendo dalle montagne. N3 è un incubatore universitario, quindi è un luogo dove si fa, diciamo, trasferimento tecnologico e attivazione di società dal mondo delle competenze e dell'innovazione al mondo dell'economia. Gli elementi della natura, della biodiversità, del viaggiare lento, della bicicletta sono elementi che interessano la conservazione del territorio, ma ne interessano anche una giusta fruizione e uno sviluppo economico. Mi sono aperto il 1 ottobre 2013 la prima azienda agricola totalmente basata sul principio dell'economia circolare. Quindi il concetto dal quale sono partito dell'economia circolare era quello di migliorare l'ambiente. Interessante il caso delle capre di Signorini è quello di aver integrato una produzione di latte di capra con la produzione di biogas. Cos'era il problema? Quello di creare un biodigestore il quale poteva raccogliere tutti i rifiuti agricoli o le deiezioni degli animali, per cui noi abbiamo la preparazione di tutti quelli che chiamiamo alimenti e se è trinciato sono circa 200.000 quintali all'anno che vengono immessi in un impianto di fermentazione per preparare un megawatt. Il digestato ricrea la flora del terreno. Abbiamo osservato imprese che lavorano sul territorio, che lavorano con i prodotti tipici, che lavorano nella conservazione e nella riqualificazione e rivalorizzazione dei beni architettonici e che anche riescono a fare industria da un prodotto agroalimentare tradizionale. Qui siamo nel Vercellese, è la zona del Bosco della Partecipanza di Lucedio, cioè questo è il Principato di Lucedio, l'abbazia cistercense fondata nel 1123 dai monaci che venivano dalla Borgogna. Questo è il primo posto dove è nato il riso in Italia nella seconda metà del 1400. I monaci sono venuti qua nel 1123, hanno bonificato il territorio e hanno incominciato la coltivazione di cereali diversi dal riso e poi inizialmente il riso veniva coltivato come pianta officinale nel chiostro e poi nella seconda metà del 1400 ci sono i documenti che dimostrano che hanno coltivato nei campi di fronte a Lucedio. Il territorio non era piano, una volta era fatta di collinette e piccoli rilievi che oramai sono quasi completamente scomparsi. Adesso è un'agricoltura molto industrializzata per cui ci sono pochissime persone, però restano questi fabbricati che abbiamo cercato di riutilizzare a scopi turistici, nel senso di fare vivere e provare l'esperienza chi viene a trovarci di una vita in risaia e soprattutto com'era la vita dei monaci nel Medioevo. Cioè, è difficile poter portare un gruppo di 10-12 persone nel modello di accoglienza del bed and breakfast. Forse riesci più facilmente a trovare un modello di accoglienza nell'agriturismo e quindi un'integrazione tra produzione agricola e accoglienza. Un modello che ci è piaciuto e che corrisponde molto al tipo di turismo in bicicletta è quello dell'albergo diffuso e quello della rivalorizzazione dei borghi. Un borgo si spopola, ci sono dei beni molto significativi dal punto di vista storico ed architettonico e qualcuno deve inventarsi che cosa farne per renderli fruibili, aperti ed economicamente redditizi. Io e mio amico comprammo nel 2008 questa struttura storica abbandonata. Abbiamo pensato di gestire il recupero di questa casa storica come un progetto. Noi siamo partiti con la ristorazione collegata al territorio. Bisogna cercare di sfruttare l'aspetto positivo che hanno queste cose, cioè l'attrattiva sul turista che sempre di più
è interessato a venire a vedere il posto dove vengono prodotti poi le cose che lui mangia. La Strada del Riso è un progetto importantissimo, nato nel 2014 con il patrocinio della provincia di Vercelli, Dipartimento Agricoltura. Vede il riso come prodotto turistico, quindi fa nascere l'associazione di promozione sociale Strada del Riso Vercellese di Qualità, dando una possibilità di associare non solo aziende agricole, ma ospitalità, musei, associazioni, comuni, persone che ruotano attorno al prodotto del riso. Il poter vedere la risicoltura non soltanto come una finalità di produrre riso, ma anche una finalità di far capire che cosa è la cultura del riso e quindi far conoscere i territori, far conoscere le lavorazioni sia tradizionali che quelle moderne, cercare di integrare o di fare in modo che non si spinga sulla massima produzione ma si spinga sulla massima qualità della produzione, quindi che possa essere riconosciuto il gusto del riso che viene prodotto nelle aree vercellesi e novaresi, permette di capire che è necessario andare su questa leva. Questa è una zona di turismo e di agroalimentare fantastico. Di sicuro una delle offerte che possono essere date è la bicicletta, perché viaggiare su questi colli è bellissimo. Allora, la bicicletta è un mezzo di movimento, è uno strumento di viaggio, è una maniera di vedere più lente le cose, ma è anche un media importante per portare un turismo diverso e che decide di stare più a lungo su un territorio. Bisogna imparare ad andare in bicicletta, ma una volta che hai imparato ad andare in bicicletta, non ti scorda mai.